Sua figlia ha quasi perso l'orecchio e vuole avvertire del pericolo di non togliersi gli orecchini. Amelia Moloney ha ricevuto degli orecchini ed era così eccitata che non ha voluto toglierli per 3 giorni. Andò persino a letto con loro, non sapendo che ciò avrebbe causato una reazione compromettente nel suo piccolo orecchio destro. Chara, sua madre 28enne dell'Irlanda del Nord, ha detto che di solito si toglieva gli orecchini di notte a sua figlia. Tuttavia si è rifiutata di farlo perché erano un regalo. Questi orecchini sono stati regalati a mia figlia perché avevano un ornamento del suo animale preferito. Dopo il terzo giorno, mentre la preparava per andare a scuola, prese la precauzione di togliersele per evitare che si perdessero. Ma qualcosa gli restava sulle dita e questo attirò la sua attenzione. Immediatamente la ragazza iniziò a urlare di dolore mentre il sangue le usciva dall'orecchio destro. È stato un momento molto doloroso per la ragazza e terrificante per la madre vedere il sangue gocciolare così, tanto da macchiare la sua uniforme scolastica. Ha urlato che faceva male. Quando sono riuscito a rimuovere l'orecchino, l'orecchio si è gonfiato. Dopo averla portata dal medico, mi ha detto di portarla all'ospedale più vicino. Quando l'infermiera ha esaminato Amelia, ha commentato che è stata molto fortunata a non perdere il lobo dell'orecchio. L'infermiera ha detto che non aveva mai visto una reazione così grave. Aveva un'infezione così grave che ciò che era stato versato era tessuto morto. L'infermiera le fece una pulizia profonda e le diede degli antibiotici da prendere 4 volte al giorno. La madre è stata informata che ci sarebbe voluto molto tempo per la sua guarigione, con possibilità di intervento da parte di un chirurgo plastico. Non sono davvero sicuri di cosa abbia causato la terribile infezione all'orecchio della bambina. Hanno detto che alcune persone sono allergiche e altri strumenti non possono utilizzare questi tipi di accessori economici. Questi orecchini costano 3,5 euro, non sono placcati in oro. Questa madre ha voluto rendere pubblica la sua storia per mettere in guardia tutte le madri sui danni che un orecchino di metallo può fare. Ha sempre indossato orecchini d'oro e non ha mai avuto problemi. Non ho più intenzione di bucargli le orecchie. Certamente c'è chi è allergico ad alcuni tipi di metalli e reagisce dermatologicamente con diverse patologie cutanee, con la pelle dei bambini la più vulnerabile. La persona che ha acquistato gli orecchini si è lamentata con il fornitore e un portavoce ha risposto che la sicurezza dei propri clienti è una priorità per l'azienda, a cui ha raccomandato di leggere sempre la composizione e la descrizione di ciascuno di questi accessori. Ha ribadito che la sua missione è fornire ai suoi clienti prodotti confortevoli che rendano la loro vita più piacevole, senza mai danneggiare la salute di nessuno dei suoi clienti. Ha assicurato che avrebbero dato un seguito completo al caso. Condividi queste informazioni con i tuoi amici e familiari, soprattutto se hanno bambine. È molto importante prendere sul serio il messaggio di avvertimento che la madre di Amelia vuole trasmettere.